Penso di andare, boh, facciamo qui. Ah, c'è un libro lì. Però da qua non posso passare. Non so bene dove dovrei andare. Vediamo se riesco a ucciderlo col ghiaccio di prima. Sì, riesco a colpirlo e non mi confonda. Allora mi sa che te lo becchi, così impari a confondermi. Ne ha di vita, eh? Ah, ecco. Qua c'è un altro enigma, non capisco bene cosa dovrei fare. Devo colpire quella cavolo di sfera qui. Ma non capisco come. Ah! Dai, dai. Forse un attimo più spostato. Ora che l'ho fatto diventare verde, devo tornare indietro? Vediamo se è cambiato qualcosa. Bah, facciamo finta di aver completato questa zona. Stavolta provo ad andare di qui. Queste scale sono rischiose, ho paura di cadere. Ah, ecco un'altra sfera. Blood. Questa sfera toglierà di mezzo i tentacoli. Bene. È il covo di un mostro. Cercate di non svegliare i mostri che dormono qui facendo baccano. Blood, sei un bastardo, li hai svegliati tu. Devo andare. Chissà adesso cosa arriva. Meglio preparare una magia. Ops, l'ho sbagliata anche. Ah, eccoli qui. Ah, ce n'è un altro. Questo qua è uno di quegli schifezzoni che c'erano anche prima nel playthrough. Se non sbaglio, mi ero occupato di lui con un po' di ghiaccio. Dovrei provare a usare di più l'elettricità contro questi. No, sono tornato indietro. Per sbaglio, mi sono avvicinato troppo alla porta. Ah, per fortuna non devo rifare tutto. Scappo. Ah, ce ne sono altri. Ce ne sono tantissimi altri. Ce ne sono una marea. Ah, muoiono tutti. Cosa cavolo? Ah, ho utilizzato l'arcano qua vicino e ho fatto tornare i tentacoli. Ah, ecco, così se ne vanno. Bene. Completata anche quest'area e ovviamente respawnano tutti, comodo. Via, 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 ciao. Sì, è stato bello giocare con voi, addio. Stupidi uomini pesce. Spero che non mi inseguano. Ah, si apre qualcosa? Ok. Le cose stanno procedendo.
Bene, posso passare? No. Manca ancora qualcosa? Di là? Non sono andato? Perché non c'è niente, forse? C'è qualcosa di qui? No. Ah, qua c'era la questione del libro. Vorrei provare ad andarci con la levitazione, sono... però so che morirei di sicuro piombando giù. Allora, qua... ah, qua non sono andato, se non sbaglio. Sì, qua non sono andato. Ok, la cosa mi sembra un po' complicata. Ah, bene, ho attivato quel portale. Ok. Così muovo questo genere di... ah, però si è spento questo. È meglio... ah, ok. Ora fa avanti e indietro sempre questo. E lì c'è il solito rompi. Mancato. Dai. Mancato. Forse devo usare la stella di ghiaccio. Ah, ok, ci siamo quasi. Questa sì che va veloce. E esplodi. L'ho preso, se non sbaglio. Non gli ho fatto niente. Ha deciso di spostarsi. Ah, beccato. Perché questo si è spento? Ah, ma questo è da tempo, purtroppo. Quindi quella porta là poi va attivata quando sono là, perché se questo si spegne si chiude la porta. Proviamo quella. Ci sono una serie di globi da accendere. Ok, ora è tutto in movimento. Oh, penso di avere capito come si fa questa schifezza di puzzle. Allora, il punto è che questo qua non si può attivare ora perché apre la porta, che però è a tempo e si chiude da sola, quindi va attivato per ultimo. E questi stupidi specchi, il concetto è che devono essere queste per metterci di attivarlo dall'altro lato. Però è davvero un puzzle allucinante. Allora si va qui sopra, ok. Poi si salta qui. E si attiva anche questo. No, ho attivato quello sbagliato, no. Ok. Ora è meglio fermare questo qua. Per non far casino. Poi attivo questo. Ah no, ho sbagliato. Ho sbagliato, non era questo. Ok, no, non era questo, era... questo. Ok, adesso tu vattene. Bene. E si ferma. Ora andiamo qua dove c'è questo cerchio. E dobbiamo fermare questo specchio in modo che si metta davanti. Ah, vedete quanto è fastidioso? Ok, ce l'ho fatta. Adesso bisogna... ok, fammi andare qui. Colpire lo specchio che c'è qui
e attivare questa sfera qua, che non fa altro che girare lo stupido specchio. E adesso, diventando pazzi, forse si riesce a risolvere. Ah, quanto ti odio. Oddio, mi stavo per sparare. Adesso se muoio davvero uccido qualcuno. No, no, si è richiuso. Ma che roba. Cavolo. Che l'ha pensata questa cosa? Dai, attivati. Oh. E che cos'è quest'acqua? Vabbè, non importa. Ok, adesso c'è il ritorno. Portami a casa. Wow, è finita questa cavolo di trappola. Che angoscia, davvero. Che cos'è? Checkpoint. Ok, dove devo andare ora? Di qui? Non cadere, non cadere. Ah, ma sono al solito posto. No, però è giusto, è tutto giusto, ok. Ho passato così tanto tempo là dentro che non mi ricordo nemmeno più dove devo andare. E questa porta è ancora chiusa, stai scherzando? Vabbè. Non so cosa devo fare. Ok, ho fatto un giro di esplorazione, sono venuto qua e ho trovato che ci sono queste cavolo di uomini rana, di cui adesso mi libero un attimo. Ah, ma mi spingono e non mi fanno e mi bagnano anche. Ok. E niente, adesso c'è dell'acqua invece di quella cosa volante di prima. Quindi si può passare. E qua c'è un altro portale, corridoio, quello che è. Ok, adesso dove devo andare? Dai, levitazione, vattene, che dai solo fastidio. Ah, un libro. Ah, è quel libro che avevo visto. Hai appreso portale. Proviamo come funziona. Vapore, elettricità, scudo.
invece di elettricità. Ho schiacciato la cosa sbagliata. Vapore, elettricità, scudo, portale. Ah, è come portal, sì. Si può far passare anche i raggi, sì, bello. Se l'avessi avuto prima, avrei fatto quel puzzle di prima più facilmente. Allora qua, cos'è questa cosa? Ah! Bisognerà usare il portale per passare, non credo, perché non posso metterli lontano da me. Come faccio a interrompere questa roba? Forse lo scudo. No, però così non ha senso. Ancora meno senso, perché me ne fa mettere così tanti. Una volta non era limitato a uno. Non capisco se sta fermando o no il getto, ma mi sembra di no. Forse scudo su di me, ma non credo, perché quello mi spinge via e basta. Così si passa. No! Cazzo! Quanto la odio questa città, quanto la odio. Ce l'ho ancora il libro? No, devo riandarlo a prendere. Ah no, ce l'ho ancora, ok. Allora, il trucco di prima non funziona, perché appena creo uno di questi, appena creo un altro di questi, il primo se ne va e non rimane il secondo, se ne va solo il primo. Forse devo fare così. Andare avanti, girarmi da questo lato, crearne uno così, no, vanno via tutti e due. Forse devo fare una cosa tipo così. Ah no, va via comunque. No. Forse un'armatura, però. Ah, magari con quell'armatura che mi facevo nel playthrough di magica normale che mi rallentava, riesce a bloccare. Com'è che la facevo? Era ghiaccio, ghiaccio, roccia, roccia, armatura su di me. Proviamo. Ah! Ho un edge. Ah, qua c'è un altro affare. È fantastico, che cavolo. Ecco! Lo sapevo che qualcosa sarebbe successo, era troppo bello per essere vero. Non vedo nemmeno dove sono. No, no, sto morendo. Lasciami, 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 lasciami. No, no, sto morendo, no. Devo usare le maniere pesanti. Allora, so già cosa fare. Ok. Adesso mi preparo un bello scudo diverso da questo. Allora, ghiaccio, ghiaccio, arcano, elettricità, scudo su di me.
No, ma ti stai curando adesso, mi stai scherzando? A volte si cura, a volte gli faccio danno, non si capisce come. Ah, non posso passare. No, 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 mollami, mollami, mollami. Quanto lo odio questo affare. Ok, col ghiaccio forse riusciamo a combinare qualcosa. Dai, muori, non rompere. No, non ci provare nemmeno. Ok. Una roccia. No, lo cura la roccia. Ma come fai a prendermi da così lontano? Forse devo usare la nube di vapore. Sì, funziona. Ok, nube di vapore funziona. Dai, muori. Muori, muori, muori. Ci siamo quasi. Ok, è un procedimento lento, ma ce l'ho fatta. È lì che sta per morire. Oh. Ci passo in mezzo anch'io e mi bagno. Ok. Hanno dato uno spazio talmente piccolo per combattere che davvero era difficile. E adesso mi stavo per dimenticare di rimettermi l'armatura. Sai che grasse risate che ci facevamo? Probabilmente rompevo la tastiera. E si va. Bene. Lentissimo con questa armatura. Oh, si è aperta quella porta finalmente. Cosa ci faccio qui? Come faccio a... Ah, ho fatto la strada sbagliata. Sì. Dovevo andare qui. Ora che ci penso, potevo usare il portale per scappare da quel... Ah, ce ne sono altri. Fantastico. Potevo usare il portale, dicevo, per scappare da quella trappola. Non ci ho pensato al momento. Infatti era ovvio. Se ci doveste giocare anche voi, vi consiglio di usare il portale per scappare da là. Forse mettendo prima un portale azzurro prima delle ventole. Poi quando si alzano le barriere, un portale arancione dentro e si scappa. Sempre che il mostro non ci segua anche lì. Ok, adesso deve finire la levitazione, però. Ok. E si va. Ok,